Ben ritrovati in studio per una nuova puntata di Bocce Forum, diamo dunque il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Maurizio Castiglioni, ben ritrovato. Sempre un piacere. E Roberto Bromani Araldi, anche in questo Buonasera, caso ben è ritrovato. Mio. Ben ritrovati entrambi. Mm -hmm. È un po' di tempo che non ci vediamo qui in studio, quindi possiamo parlare a 360 gradi con Maurizio. Possiamo Piazzare proprio certo, ogni tipo di discorso. Con Maurizio ogni... arriveremo a parlare della bocciofila di Crenna, per quanto riguarda invece Roberto Bravani Araldi, ovviamente presidente della bocciofila di Brezzo di Vedero, ma non soltanto. Quindi oggi parliamo anche un po' di aspetti polemici, mettiamola così, legati soprattutto alle nuove tabelle federali, le nuove regole che sembrano non piacere moltissimo in provincia di Varese, vero? Bah, per quello che eh, sto raccogliendo io, nel, non solo per quanto attiene alla bocciofila di Bedero evidentemente, dove confluiscono evidenti, altrettanto evidentemente elementi dalle altre bocciofile, ma anche nei campi nei quali eh, vado per mille ore e una ragione, sia per, eh, come appartenente al comitato, sia talvolta come giocatore, eh, e ho raccolto tutta una serie di proteste feroci, a Riguardo alle nuove tabelle federali, che non hanno modificato in un modo eh, catastrofico i, i proventi che vengono oh, ottenuti da coloro che arrivano a disputare la finale dell'eliminatoria, ma che comunque eh, portano a chi perde eh, l'eliminatoria a non eh, ricavare la stessa cifra che ricavava in precedenza. C'è una è la differenza? è di 5 euro 15 su di, eh, se, attualmente 10 rappresenta una percentuale eh, del 30% però e quindi come tale molti sono ferocemente critici su questo aspetto eh, perché ritengono che c'è il costo del carburante per andare a giocare eh, devono venire a Brezzo eh, eh, ecco se, 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 se vengono a Brezzo li vedo ma l'ho sentito anche, anche mh, ieri sera per esempio a San Cassano, certo, quindi sì, sì. È, ehm, è un problema direi esteso che va al di là dell'ubicazione. È chiaro che le bocciofile di Brezzo di Bedero o di Voldomino o di Creva, che vengono definite ai margini dell'impero perché sono ai confini con la Svizzera, però ehm, sono più lontane e, e indubbiamente, indubbiamente la tratta da percorrere in auto è eh, maggiore, ma vale anche per altre situazioni. Quindi c'è una critica abbastanza forte su questo aspetto. Che secondo me si poteva evitare, non è che se viene, vengono erogati 15 piuttosto che 10 euro al perdente della terza partita si sposta di, in modo catastrofico il, il bilancio della società che organizza la gara. Anche perché Comunque. una passione non deve diventare insomma, troppo costosa, lo dicevamo già poco <ride> fa: ci sì. sono tante spese legate anche al trasporto, allo spostamento. Sì diventa troppo costoso poi, eh, il giocatore è anche meno incentivato a partecipare a iscrivervi. Assolutamente a teniamo presente un piccolo dettaglio, scusami. No, fai anzi, io vorrei approfittare il più possibile, no, possibile no, di Roberto. No, 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 poi poi, <ride> poi, poi <ride> <ride> anche perché così parlo di meno io. <ride> No, c'è un piccolo un dettaglio che non è irrilevante. È un'altra situazione eh, sulla quale io ho già polemizzato in passato, cioè sulla carenza di vocazioni e quindi dell'invecchiamento graduale del, certo. di coloro che praticano lo sport delle bocce. Allora, se c'è questo invecchiamento, significa che molto spesso ci sono delle persone che sono pensionate, magari non con pensioni, le famose pensioni d'oro di cui parla tanto la nostra politica attualmente. Eh, eh, Perciò i, i 5 euro possono essere un qualche cosa che. Especially eh, se uno poi fa tante gare. Eh, eh, ovviamente, ovviamente, no. sì, ovviamente sì. Eh, perché l'iscrizione è, è 12 euro, e evidentemente c'è il, il grosso problema del, dello sport delle bocce che determina l'eliminazione diretta. Quindi eh, uno rischia di farsi 40 km in andata, 40 in ritorno... casa. Eh? Eh? Invece eh? tu ci accennavi prima che il discorso delle terzine, ad esempio, diventava. Beh, io ri ritengo no? che il futuro delle gare eh, debba essere sulle terzine. Perché? Perché con le terzine si giocherebbe ai 10 punti e non ai 12 punti, ma comunque con la terzina due partite verrebbero disputate. Invece adesso si rischia di farne una e poi di prendere la propria sacca con le bocce. nós na casa. Cioè, è un, quindi, diciamo, ehm, le polemiche sono due: una sul fatto che eh, può diventare no, ben, troppo sulle terzine, no, no, qui po polemizzo io, no? <ride> okay, <ride> cioè, io sono un fautore Beh, delle ma tu terzine, un po' un malcontento, no? eh? un po' malcontento perché queste cose qua le sto sentendo anch'io, no? eh, sì, sì, sì perché, ma, eh, assolutamente. Per assolutamente. certi versi, aiutando Kren in questo momento, le problematiche mm. poi sono le stesse, capito? Sì, eh, ma eh, Kren ha il grosso vantaggio che, come eh, eh, avevo anche scritto, essendo inserito in un contesto eh, di facile accesso da parte sì, delle, dal delle varie province diciamo, sì. esattamente pro, eh, eh, c'è una partecipazione nettamente superiore a quella che se, pu, può avere anche se una, una bocciofila anche per noi arrivare magico. alle batterie di una volta non è più così semplice negli no, anni vogliamo. 70 c'erano <ride> 260.000 tesserati e adesso non arriviamo a 70.000 eh, evidentemente c'è una, un malessere eh, il mondo delle voci è rimasto purtroppo pietrificato per troppo tempo eh, e quindi questa pietrificazione la foresta pietrificata può essere molto bella ti ricordi eh, quando ci siamo trovati a fare quella prima riunione quando ci eravamo appena insediati eravamo avergiate sì. quando c'era Zosi che aveva fatto vedere quei grafici impietosi praticamente Assolutamente no? soprattutto impietoso. sui giocatori della C tipo adesso non me lo ricordo ma 340 iscritti di C eh, ma ne giocavano effettivamente sono 150, capito? Gli altri lo facevano no, ma anche meno, cioè anche meno. Le, allora, in cioè, totale sono 706, almeno erano allora 706. Probabilmente sono diminuiti, adesso non ci sono ancora i dati attuali per la stagione agonistica eh, 18-19. Ma 706, oltre 400 erano DC, ma in pratica esatto, che giocavano era il 150%. 30%. È il solito problema di cui spesso parliamo: il fatto anche che i giovani non si avvicinino più, non vi sia più modo di portarli all'interno eh. delle bocciofile, quindi comunque vi sia un distacco sempre più eh, netto da, da questa disciplina certo, e dalle bocciofile. Certo, ma adesso eh, Valese, eh, non perché eh, dobbiamo eh, autoincensarci. Eh, questo è verissimo. che Lo facciamo Siamo qua apposta? adesso, no, eh, sta, adesso eh, Guerrieri sta facendo una cosa molto bella con l'ausilio e il rapporto preziosissimo eh, di, Max, anche sì. eh, certo, eh, di Max Schiappella. Eh, sta facendo questo uh, corso, ha, mh, ha iniziato questo corso per eh, i giovani dai 18 ai 50 anni eh, eh, e, e c'è una, una bella frequentazione. Eh, che anche 55, però potresti venire. Sì magari tutto. dai ci penso ci penso non eh, vorrei beh. che poi supero troppo ma... la soglia non mi fanno più entrare. <ride> eh, eh, no no quello, quello sei vicino ma <ride> oh, assolutamente Maurizio, ti parlo lo stesso. Allora, <ride> passiamo eh, un attimo amici, alla, bo alla bocciofila di Crenna Crenna ricordiamo a tutti i telespettatori è nel comune di Gallarate sì. appunto dicevamo poco fa mm. facilmente raggiungibile proprio perché rispetto ad altre bocciofile che sono un pochino più decentrate ovviamente sta eh, al centro della provincia, quindi molto semplice da raggiungere, però sono tanti i problemi di questa struttura, tipo... prima di tutto proprio problemi strutturali legati al fatto che questa è una struttura molto vecchia. È una struttura molto vecchia, un quattro campi, poi non ce ne sono, rimasti poi tantissimi, poi fa una gara dietro l'altra, quindi fondamentale per il gioco delle Bocce almeno, no? dell'Interland. Certo. Eh, intanto vorrei fare un saluto al nostro Presidente che in questi giorni, in, queste, in questo mese è assente perché sta avendo dei problemi fisici, quindi è tra ospedale e casa, altro cui pensare. Auguri, auguri. Al, al caro Piotti. E poi anche noi siamo entrati un po' in quella che è la tendenza generale, no? quindi far tornare i conti è sempre più difficile, eh, trovare sponsor diventa veramente una cosa abbastanza complicata, diciamo solo complicata, e far stare in piedi tutto, tutto, tutta la struttura con i costi che ha è sempre più difficile. Ci stiamo riuscendo, io mi vorrei scusare anche con i giocatori e chi viene ultimamente perché abbiamo avuto un problema alla caldaia, a breve, a giorni lo risolveremo, perché si è giunto anche questo problema qua. E insomma non è semplice, non è semplice tenere aperte queste attività. Eh, Ci è stato qui se non sbaglio l'ultima volta, ehm, aiutami a dirlo chi era Casarini, avuto, Casarini mm. che eh, mi sembra che qua da voi ha detto che stava pensando ad aiutare ad aiutare sì, il sì. domo di Crenna, penso c'era stata una chiacchierata all'epoca tra il Piotti e lui. Lui aveva, aveva promesso insomma, di metterci un po' la testa e di dare un aiuto a quella struttura. Sarebbe sì. un vero delitto. Insomma, se anche quella struttura lì dovesse chiudere, non voglio neanche pensarla. Però non è semplice tenerla aperta. insomma Certo, diciamo che ricalca un po' i problemi che raccontiamo di tutta la provincia, quindi il fatto che eh, non c'è locali non sa solo... semplice se mantenerla aperta, eccetera. Ma non è solo provincia, non è Varese che ha eh, una patologia da dover curare, è una patologia a carattere nazionale, perché quando le cifre che ho citato prima cioè erano cifre nazionali, cioè il, la diminuzione dei tesserati eh, alla fine si è eh, eh, sovrappone. Alla diminuzione delle strutture perché le strutture sono scomparse. L'ultima eh, sì. volta che ero venuto qua, eh, sai c'era stata um, le finali a San Vito Lo Capo, c'era sì. stata nella serata di gala, quindi eravamo lì con tutti i dirigenti anche degli altri eh, comitati mm. e i problemi, appunto, come diceva Roberto, sì, sì, dicevamo sono, dicevamo gli, stessi, dicevamo, però, tutti sono gli stessi. Noi pensavamo, però. La Lombardia rispetto agli altri ha molti più bocciodroni. Eh? Certo. Perché stiamo parlando, se tu vuoi vedere, in Lombardia ci sono tantissimi bocciodroni. Le altre regioni ne hanno molti di meno. Quindi mettere in crisi la Lombardia, cioè parlare della Lombardia parla di gran parte del mondo sì, sì. boccistico I problemi Beh, che ci sono qui sono amplificati nelle altre regioni sì, d'Italia, dato che la Lombardia è quella messa in la. Tanti, messa eh, quindi è far, <ride> non è possibile pensare, ed è già un argomento di cui ho trattato in passato, pensare di portare. I giovani eh, in strutture che non esistono, certo, cioè certo. ci vogliono le strutture, in per strutture fatiscenti, perché, strutture eh? fatti scendenti perché poi anche l'occhio oh, vuole oppure, la parte Alla perfetto, fine, non si avvicinano neanche più per alla disciplina perfetto. perché la vedono come una cosa vecchia mm, già, sì. già a partire dalla struttura. Che, che assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Chiudiamo la puntata, mm. però, con però un noi siamo positivo. giovani e terremo duro, giusto? Eh? Eh? Assolutamente, eh, eh, okay. io tu sai che sono una giovanissima promessa, <ride> assolutamente, quindi chi chiudiamo appunto con un po' di ottimismo. Eh, sia per quanto riguarda Crenna che per quanto riguarda la provincia di Varese in generale, speriamo di tornare qui a parlare dunque di novità positive. Eh, speriamo. No, Prima di molto, tutto no, la caldaia. Sì. La, caldaia. <ride> la caldaia per quanto ti riguarda mi sembra già una convinzione. Sono alzato di notte dicendo la caldaia, la caldaia, dire, la fase è questa, però contiamo veramente a breve di risolvere questo problema. No, no, io sono convinto che, eh, ho una grossa fiducia, eh, fra l'altro, non è piaggeria questo per Giugno De Santis, eh, eh, che sta innovando eh, parecchio mh, di quello che mh, era l'impostazione precedente. E non se, no senza critiche ma gliele dirò personalmente mm -hmm. eh, e quindi tutti, abbiamo fiducia volevo in... ricordare a tutti mm -hmm. di leggere mm -hmm. il lunedì, nella prealpina di lunedì i, i racconti, perché a questo punto non si parla mm -hmm. solo di Boccia, ma i racconti di Roberto Bromani mm -hmm. Araldi sono sì, sì, ne, ne so, abbiamo già chicche. parlato anche qui studio ma non, a non solo Pianini. sulla prealpina, anche su Varese News su Luino Notizie cioè, certo, certo lui è internazionale <ride> <ormai>. <ride> va bene, no, Barese, io vi ringrazio vi <ride> ringrazio moltissimo per questa chiacchierata, speriamo di tornare presto mm. con delle novità speriamo positive. positive. Grazie. Assolutamente mille. Sì. Grazie. Ciao. Grazie a voi da casa. Ovviamente alla prossima puntata di Bocce Forum in onda, come ormai sapete, tutti i venerdì. Grazie, arrivederci.